Il primo film di Asterix venne realizzato nel 1967 senza permesso. E poi a sorpresa andarono da Goscinny e Uderzo, i due creatori, a dire: avete presente i vostri fumetti? E noi ci abbiamo fatto un film, vi piace? Adesso ce lo chiedete? Venne realizzato da uno studio belga chiamato Bell Vision, che fece tutto quanto il film con le sue idee in testa, che sono idee completamente fuori da quelle della storia di Asterix. Guardate gli occhi di Obelix, cambiano di scena in scena. I primi albi avevano uno stile leggermente diverso, ma entro certi limiti, perché all'interno di questo film abbiamo Obelix che è completamente serio, è praticamente depresso, parla sottovoce, Asterix che tratta male Panoramix. Che poi avevano paura che non si capisse. Allora, la storia di Asterix è semplice. Siamo nell'epoca degli antichi romani. Giulio Cesare ha conquistato la Gallia, quella che oggi chiamiamo Francia, tranne un singolo piccolo villaggio in Armorica, che praticamente è vicino a quella che oggi è la Bretagna. E quel villaggio è un villaggetto di carta, potrebbero abbatterlo in 5 secondi, loro sono l'impero romano, eppure questo villaggetto continua a resistere. Perché? Perché il villaggetto usa la pozione magica, una pozione che gli dà una potenza invalicabile, un potere incredibile. Tutte le avventure di Asterix sono avventure in cui i romani cercano di nuovo di invadere questo villaggio, ogni volta con un escamotage diverso e ogni volta non ci riesce. Cioè, se i romani ci riuscissero, sarebbe la fine della saga. E infatti Asterix era già apparso in qualche animazione in bianco e nero. Sta di fatto che Goscinny e Uderzo guardano questo primo film di Asterix, chiamato Asterix il Gallico, e lo odiano. Cioè, loro hanno creato Asterix come parodia del mondo reale, come critica verso i nazisti. Mi avete rovinato il film, è noiosissimo, dovrebbe essere esilarante, invece è proprio una cosa brutta. Qui la Bell Vision inizia a sudare perché dice: ok, va bene, Asterix il Gallico non vi è piaciuto, ma noi avevamo già fatto altri due film. Come altri due film? Sì, stavamo facendo il quarto. Come il quarto? E loro avevano appena finito di realizzare un altro film chiamato Asterix il Falcetto d'Oro. 68 minuti di film, completamente finito. Ora, quel film non l'avete mai sentito nominare perché non esiste più. Uderzo e Goscinny pretesero che la pellicola, proprio l'originale, il negativo, venisse bruciato. Loro avevano sopportato il primo perché, vabbè, ormai l'avete già fatto. Ma se scopriamo che dobbiamo fare tutta la saga così... No! Piano! E infatti questi avevano realizzato anche Asterix e il duello dei capi, che quando lo guardarono, mamma mia... Allora, sono molto affezionati a Asterix e il duello dei capi, quindi che tu mi faccia un film basato su quel fumetto, cioè... Li fai arrabbiare. Ma loro di film ne stavano facendo quattro. Qual era il quarto? Era Asterix e Cleopatra. Ed è curioso pensare che stessero facendo quattro film quando oggi quello che tutti considerano il primo è Asterix e Cleopatra. Allora, Asterix e Cleopatra del 1968 è il primo vero e proprio film di Asterix. Potete vedere che le inquadrature sono un attimo più interessanti, sono più distanti, ci sono più prospettive, i personaggi hanno caratteristiche più precise, identiche a quelle dei fumetti. I personaggi hanno 5 dita anziché averne 4, io non lo so perché avevano fatto 4 dita ai personaggi nel primo film. Anche se il film è indiscutibilmente animato meglio, era ancora animato dalla Bell Vision, solo che c'erano Uderzo e Goscinny che controllavano ogni singola scena e dovevano dare l'ok per qualsiasi sassolino sullo sfondo. Allora, la storia è questa. Cleopatra sta litigando con Cesare, perché Cesare non crede che l'Egitto sia vera Roma, è una provinciola romana così a caso in Africa. E Cleopatra vuole dimostrare: no, invece, siamo un grande impero, abbiamo una storia pazzesca, è vero, sono 3000 anni che non costruiamo piramidi, ma questa è un'altra storia. E allora fanno una scommessa: io riuscirò a costruire in Egitto il palazzo più bello di tutto l'impero romano. E lei incarica il suo architetto di fiducia, numero bis. Ha solo 3 mesi per costruire questa cosa. E dice: no, non posso costruirla in 3 mesi. E allora si ricorda che lui conosce un mago. Lui quindi va in Gallia, va a parlare con Panoramix per dire: ehi, mi dai una mano a costruire il palazzo più grandioso che si sia mai visto? E qui inizia l'avventura con Asterix e Obelix che devono costruire il più grande palazzo della storia egizia. Ci sono battute e gag anche sulla qualità dell'animazione. Perciò il film che state per vedere sarà doppiato in italiano. Però,
Dato che a quell'epoca non era ancora stato inventato il doppiaggio, allora capiterà che qualche personaggio parli così. Abbiamo l'onore e il pregio di presentarvi un grande affresco storico. È un film furbo che ha avuto un enorme, gigantesco successo. Asterix e Cleopatra è piaciuto a tutti, tranne a Goscinny e Uderzo. I creatori hanno visto quel film e hanno detto: no, basta. No, questa cosa non si può fare, no. E infatti ci sono 10 anni di vuoto prima che esca il prossimo film di Asterix. Ora, non volendo più appoggiarsi ad altri, Uderzo e Goscinny decidono di creare la loro casa d'animazione indipendente, tutta quanta loro, solo per fare Asterix, e la chiamano Studio Edifix. In questo studio loro avrebbero avuto il totale controllo su qualsiasi cosa, infatti realizzarono 2 film. Uno era il film di Lucky Luke e l'altro era Le 12 fatiche di Asterix. Ora, potreste dirmi, che me ne frega a me del fatto che abbiano creato una casa di produzione? Vi deve interessare invece, perché questa casa di produzione non poteva nascere. Perché la Francia non aveva animazione seria. I francesi l'hanno inventata l'animazione, Milcol l'ha inventata. Ma non avevano mai avuto un grande studio. Ci aveva provato un certo signore. Un signore chiamato Grimaud, che realizzò La pastorella e lo spazzacamino, ma è un film di cui parleremo in un'altra occasione. Sta di fatto che quel film lui non riuscì neanche a finirlo. Fallì tutto quanto, dovettero chiudere gli studios e basta. E da quel momento in poi, per 20 anni... non c'era stato nessun tipo di progetto d'animazione francese. E quindi non c'erano nemmeno gli animatori, perché quelli che facevano gli animatori 20 anni prima ormai facevano un altro lavoro, erano andati a fare il panettiere, non puoi andare a richiamarli per animare Asterix. E quindi dovettero improvvisarsi. E crearono un dipartimento in una scuola, esisteva già una scuola chiamata Le Gobelins. Crearono un dipartimento, un angolino di quella scuola, un angolino della scuola Le Gobelins, per fare solo animazione, per poi prendere gli studenti di quella scuola e farli lavorare alle 12 fatiche di Asterix. E se sei un appassionato di animazione, ora sai che Le Gobelins è la scuola di animazione in Europa, è proprio la scuola d'animazione più importante d'Europa. È nata così, è nata perché serviva mano d'opera negli studi dei Fix. Ora, questo è un film completamente diverso dai precedenti, è molto più disneyano, usano la xerografia, quindi è questo tratto che è preso direttamente dalla carta, più bello, ci sono luci, ci sono effetti visivi, i personaggi hanno un ritmo serrato, continuano a succedere cose, e la storia è del tutto nuova, tant'è vero che questo è il finale di Asterix! Le 12 fatiche di Asterix è in realtà il finale della storia di Asterix. È letteralmente la loro ultima avventura e non è tratto da nessun albo a fumetti. È un film inventato per essere un film. La storia è: Cesare vuole conquistare il villaggio dei Galli, ma non ci riesce e non capisce perché. E allora uno dei senatori inizia a dire: aspetta, vuoi vedere che in realtà loro non riusciamo a batterli perché non sono umani? Ve lo proverò io che quegli imbecilli sono dei semplici mortali. Anzi, meno che mortali. Bruto! Smettila di giocare con quel coltello, finirai per ferire qualcuno! Impossibile che questi siano degli dei. Ma se lo fossero? Facciamo come Ercole, diamo loro 12 fatiche, e se riescono a superarle tutte 12, facciamo un patto. Se loro falliscono, ci prendiamo l'ultimo villaggio in armonica. Se loro vincono, beh, vuol dire che sono dei. Roma diventa loro. L'impero romano cade. Le 12 fatiche vanno da fatiche che sono molto semplici, anche banali, tipo corri più veloci di Merinos, lancia il giavellotto più lontano di Kermes, batti Silindric il germano, cioè cose dove la gente deve semplicemente essere forte. Poi si inizia con delle gag più interessanti, come non farti ipnotizzare dal mago egizio Iris. Perosiride Trapi, guardami, guardami bene. Come fate ad accendere gli occhi? Silenzio! È proprio Bugs Bunny. Per Osiride Perapi, guardami bene. Tu adesso sei un cinghiale. Sì, sei un cinghiale. Potete accenderne anche uno solo alla volta? Silenzio! Di notte deve essere pratico per leggere a letto. Silenzio, ricominciamo. O risolvere il grande enigma del vecchio saggio della montagna. Uno di voi mi dovrà dire qual è la biancheria che è stata lavata con Olimpo, il detersivo degli dèi. Questa qui.
Sì, ha indovinato, ragazzo. Infatti questa biancheria è più soffice, più profumata, più bianca. Sì, signore, gli dei fanno il loro bucato con Olimpo, il detersivo che fa la biancheria candida e lascia le mani morbide, O la più bella di tutte che tutti in Italia portiamo nel cuore, ottenere il lasciapassare a 38, dove Asterix e Obelix devono impazzire per riuscire a ottenere questo documento burocratico. Però per ottenere quel documento serve l'altro documento, però serve l'altro documento, però poi questo chiude perché non è consegnato in tempo, però in realtà c'era l'altro, però l'altro in pausa, però bisogna ottenere quest'altro documento per ottenere quell'altro documento, però per ottenere questo documento devi prima avere quell'altro documento, che però se non possiedi bisogna usare l'altro documento. Ah, però serve questa variante in questo caso. Il film è una meraviglia. È forse il miglior film di Asterix, è meraviglioso, è una cosa esilarante. Se non avete mai visto Asterix, anche partire da questo, anche se è l'ultimo, va bene uguale, è magnifico, ha tutta l'ironia, è davvero un bel film. E lo studio di FX ovviamente riceve un sacco di soldi, ha un enorme successo. E lo studio di FX è stato fondato il 1 aprile 1974 ed è fallito il 1 aprile 1978. Perché? Perché Goscinny è morto. Quindi da un lato abbiamo il massimo successo della serie di Asterix e dall'altro abbiamo la morte di Goscinny, uno dei due creatori. Quindi cadiamo in altri 10 anni di totale silenzio. In questi 10 anni succede un po' di tutto. Per esempio escono Kaiko i Kokoz, che sono una brutta copia polacca di Asterix. Ma mentre tutti desiderano un nuovo film di Asterix, il mondo dell'animazione occidentale crolla completamente. E Uderzo un film lo vuole fare, solo che non ha più uno studio. E quindi fa realizzare nel 1985 Asterix e la sorpresa di Cesare. Litigano con il regista, buttano fuori tutti quelli che ci hanno lavorato, alzano un dito medio al progetto e dicono ma dobbiamo trovare qualcun altro a cui passarlo. E danno 12 mesi a uno studio appena nato che sta realizzando il suo primissimo film in assoluto, dicendo me lo fate voi. E questi sono Gaetano e Paul Brizzi, che sono due gemelli che hanno aperto uno studio di animazione praticamente solo per questo film. Ma il film, cioè guardatelo, Asterix e la sorpresa di Cesare, questa è animazione Disney. Qui l'animazione è schizzata alle stelle, ma che è capitato? La qualità dell'animazione è talmente alta, ma talmente alta, che la Brizzi attira l'attenzione della Disney, che infatti incarica la Brizzi di fare i film di DuckTales. E dopo il film di DuckTales fa il film di In viaggio con Pippo. E dopo In viaggio con Pippo fa il Gobbo di Notre Dame. E dopo il Gobbo di Notre Dame fa Tarzan. E poi fa Le follie dell'imperatore. E fa Piovono polpette. Fa 9. Fa Space Jam 2. Ma che diamine di meraviglia è la Brizzi? La storia è molto semplice. Obelix si innamora di Falbalà. Ma Falbalà in realtà ha già un suo amore chiamato Tragico Mix. Tragicomico che abbia questo nome, vero? E qui c'è il gioco di parole. Falbalà e Tragico Mix vengono rapiti dai romani per essere venduti come schiavi e Asterix e Obelix sono incaricati di recuperarli e l'avventura è semplicemente loro che devono riuscire a scoprire che fine abbiano fatto questi. 5 minuti dopo il tempo di voltarsi, 1986, nuovo film di Asterix chiamato Asterix e la pozione magica. Io odio questo titolo, lo odio! E infatti il titolo originale è Asterix e i Bretoni. Ah, quindi è quello in cui lui va in Inghilterra, quello in cui un villaggio inglese sta cercando di resistere ai romani e allora chiedono aiuto ai galli per chiedere come fate voi a resistere ai romani. Ah, usiamo la pozione magica, ve ne prestiamo un po' per questo combattimento così vi salviamo. Questo film è l'unico fedelissimo al libro, il precedente univa diversi albi, questo invece è proprio lui, è proprio fedele. Sempre ottime gag, sempre ottima animazione. 1989, Asterix e la Grande Guerra. Ma Asterix sta combattendo in tutti i film, cioè tutte le volte Asterix sta combattendo. E questo film è una meraviglia, ma è completamente diverso dai precedenti. Tanto per iniziare, di solito Asterix inizia con pompa magna, proprio epico. Questo invece inizia con il silenzio. E infatti Asterix e la Grande Guerra è un film molto più poetico e anche più drammatico. Ci sono delle scene che sono un po' pesanti. In questa avventura Panoramix, colui che prepara la pozione magica, impazzisce. E nessuno sa come curarlo.
E finché lui è pazzo, non può creare la pozione magica e i romani possono attaccare il villaggio. Ed è proprio in questo momento che il villaggio viene messo alla prova dall'arrivo di un altro druido, che in realtà è un farlocco, è un imbecille, è un falso indovino. E tutto il film si basa sui litigi tra i singoli personaggi che vivono all'interno del villaggio. Quindi è proprio una cosa molto più psicologica, molto più di discussione. E l'animazione è eccelsa. Ormai siamo lì al limite, meglio di così non si può animare. Però questi tre film sono tutti e tre della Gaumont, che non è più interessata a produrre Asterix. Ha altre priorità, ha delle difficoltà economiche, non sappiamo con precisione la spiegazione ufficiale, ma decide di chiudere il dipartimento che si occupava di Asterix. Il problema è che in realtà Asterix sta andando benissimo. Tant'è vero che aprono un parco Asterix in Francia che, onestamente, va meglio di Disneyland. Vabbè, per i prossimi film di Asterix bisogna trovare di nuovo un'altra persona che li animi. Chi? Ci sono dei tedeschi. Dei tedeschi che stanno impazzendo, perché la Germania è impazzita per Asterix. La Germania in quel periodo adora Asterix, tutti vogliono Asterix. Va bene, allora facciamo qualcosa a tema Asterix, facciamo un bel film di Asterix. Però c'è un problema. Perché in Europa noi abbiamo pochi abitanti. Però i prezzi dei film sono gli stessi, che tu realizzi il film negli Stati Uniti o in Europa, il prezzo è quello. Però la Germania è piccola. E quindi la Germania ha un'idea. Visto che negli Stati Uniti Asterix non lo conoscono, e che tra 5 minuti ci saranno i 500 anni della scoperta delle Americhe, facciamo un film per la scoperta delle Americhe. Facciamo Asterix conquista l'America. Dopotutto, c'è un fumetto di Asterix in cui succede esattamente questa cosa, quindi facciamo un film su quello, ma facciamolo con uno stile che possa attirare gli americani. E quindi imitiamo Disney. Tant'è vero che nel film ci sono animaletti, ci sono momenti canzone, c'è un villain che è proprio un villain palese, la palissiano. Continuiamo a inserire gag di sti animaletti di... Io li odio quegli animaletti, continuano ad esserci animaletti in quel film, a caso, animaletti di cui non te ne può fregare di meno. Cioè loro hanno visto che c'era Flander nella Sirenetta e hanno detto: ok, noi vogliamo gli animali in Asterix. Ma chi se ne frega degli animali in Asterix? Uderzo legge la loro sceneggiatura, apporta un paio di modifiche, la prova, e poi quando i tedeschi si ritrovano in mano la sceneggiatura approvata dicono: ma sai cosa? Nah. E la fanno riscrivere da capo. E non chiedono il permesso. E creano di nuovo un film da capo senza l'approvazione di Uderzo. E il film inizia a riempirsi di cose razziste verso i nativi americani. Inizia a riempirsi di CGI fatta malissimo. Proprio il mare è tremendo. Cioè la terra piatta. Cioè capisco che volessero fare la gag che sembrasse una pizza, ma è tremenda. Ma la colonna sonora. Fino ad ora Asterix ha sempre avuto un'ottima colonna sonora. Anche il film più brutto di Asterix aveva una bella colonna sonora. Qui invece mi rovinano tutto con sta roba sintetizzata che non è chiaro di che cosa debba sapere. Questo film è tremendo. Se l'avete visto da piccolo e lo avete adorato, provate a riguardarlo ora. Vi renderete conto che, a parte ovviamente la squaw completamente sessualizzata, nonostante sia una ragazzina, questo film alla fine esce nel 94. 2 anni in ritardo, perché viene consegnato in ritardo, e quando lo consegnano, Uderzo si ritrova davanti a una serie di scene che deve tagliare. Perché il film è pieno di scene erotiche, sì, di scene disgustose in cui succedono cose inerenti all'urina che dovrebbe essere esilarante per qualcuno a quanto pare, e le battute un po' più argute tipiche di Asterix non ci sono. Tant'è vero che Uderzo decide di mandare a cagare questa gente e dire: non voglio più fare un film con voi, ormai questo l'abbiamo fatto, cercate di distribuirlo, in bocca al lupo se riuscite a venderlo. Il film ha successo, ma è comunque tremendo. 2006, finalmente Asterix ritorna, sono passati ancora 10 anni di silenzio. E abbiamo Asterix e i Vichinghi. Quel film è davvero Disney. Cioè non usa gli animaletti a caso continuando a farli apparire. No, qui davvero c'è uno stile d'animazione più disneyano. La line art non è nera ma è del colore della pelle dei personaggi. Si usa molto più il computer ma lo si nasconde bene. Il film è invecchiato un po' male perché cercava di essere moderno, essere al passo coi tempi. Solo che volendo essere al passo coi tempi ha cercato di citare delle cose che sono morte in fretta, tipo gli SMS. Il film è molto epico, ha un'ottima colonna sonora, ha un antagonista che non fa particolarmente paura ma funziona, e ha tante gag bellissime. Questa è la storia di Spacca Ossix, che è un ragazzino che viene mandato nel villaggio dei Galli da suo padre, perché dice: ok, io voglio che lui sia un vero uomo, voi state resistendo ai romani, quindi siete veri uomini, cambiatemelo,
fatemelo diventare un vero uomo, una creatura degna del suo nome. Lui invece no, è vegano, lui è tutto smilzo, lui è leggermente effeminato, questa cosa è insopportabile. Ma all'improvviso lui viene rapito dai vichinghi. I vichinghi, che perché dovrebbero rapire un ragazzino del genere, hanno un fraintendimento con il loro druido e capiscono che la paura mette le ali, ma nel senso proprio non che la paura ti fa scappare in fretta, ma nel senso che la paura ti permette di volare, e loro vogliono volare, e allora vogliono trovare un campione di FIFA. E infatti qui abbiamo due protagonisti. Da un lato c'è il ragazzino, che ha tutta questa caratteristica di essere effeminato quando tutti lo vorrebbero mascolino, e poi c'è la ragazza vichinga, figlia di sua madre meravigliosa che si chiama Lykea e ha la fissa per i mobili. Ma comunque, lei, per quanto sia una fanciulla, vuole combattere, vuole fingersi uomo, vuole l'armatura, vuole spaccare le ossa. E i due ragazzini si prendono una cotta l'uno per l'altro, e quindi quando Asterix e Obelix arrivano a dover salvare Spacca Ossix, scoprono che in realtà lui ha trovato una tribù in cui si sente felice. Ma è uscito un sacco bene, è davvero un bel film, io vi consiglio di recuperarlo se non l'avete ancora fatto, perché è un po' passato in sordina, non è uno dei grandi classici di Asterix, ma ci sta, ci sta. Ma poi abbiamo altri 10 anni di silenzio! Cioè, all'inizio non erano 10 anni di silenzio in realtà. Ma si sono resi conto in fretta del fatto che bisognava sia avvicinare le nuove generazioni ad Asterix, sia accontentare Uderzo, perché non sappiamo quanto a lungo sarà vivo, e infatti sarebbe morto poco dopo. E nel 2014 esce un film che, quando io ho visto il trailer, ho detto: oh no, mi è morto Asterix. Cioè, quando l'ho visto mi sono detto: vabbè, io avevo già i live action che faccio finta che non esistano, adesso devo far finta che non esistano i nuovi film animati, davvero? Chiamato Asterix e il Regno degli Dei. E poi l'ho visto. È bellissimo. È diventato il mio preferito. È riuscito a battere le 12 fatiche di Asterix per me. E ho scoperto, realizzando questo video, che Uderzo lo ha considerato il miglior film di Asterix che abbiano mai realizzato. Asterix e il Regno degli Dei parte da un'idea semplicissima ma geniale. Allora, i romani hanno provato in tutti i modi a conquistare questo villaggetto. Ci hanno provato in tutti i modi, in tutti i film abbiamo visto tentativi diversi. A un certo punto hanno un'idea geniale. Anziché cercare di conquistare il villaggio, costruiamoci una città intorno. Proviamo a vedere che cosa succede se mettiamo in difficoltà questi galli portando Roma da loro. E il film diventa una cosa politica. Ma l'hanno gestita così bene che i bambini lo hanno adorato, questo film. Anzi, la critica si è lamentata di quanto i bambini abbiano adorato questo film. Ma è bellissimo! È bellissimo! C'erano tutti i rischi del mestiere qui, c'erano tutti. C'era il rischio di mantenere viva una cosa ormai vecchia, di fare un remake in CGI di una cosa che era 2D, quando... Mamma mia, non mi dà fastidio questa CGI. È bellissima, perché il film è animato talmente bene che non me ne frega niente se questo film non è animato nel modo in cui volevamo noi. Funziona, funziona, sono loro, li si riconosce. È animato benissimo. Le gag sullo schiavismo sono... da sole valgono tutto il film. Ecco la pozione magica che dà una forza sovrumana. Siete liberi. Bene, sarei tentato di dirvi grazie, ma la fuga è realmente una via d'uscita? Come? E tuttavia, non c'è fuga senza oppressione. Io vi stuzzico, ma si potrebbe discutere. Oh, ma io vi sto solo offrendo una pozione. Ho capito. Nel 2018 esce quello che per ora è l'ultimo film di Asterix. Asterix e il segreto della pozione magica. La storia inizia con Panoramix che muore. No, tranquilli, non... tranquilli. Non schiatta davvero, però si spacca una gamba e questo gli ricorda che lui, se dovesse morire, che ne sarebbe del villaggio? Nessuno sa il segreto della pozione magica, nessuno conosce la ricetta. Bisogna trovare qualcuno a cui rivelarla, ma chi? E così partono per un lungo viaggio per trovare qualcuno da selezionare come erede druido del villaggio. E incontrano diversi possibili eventuali druidi. Mi piace quel tizio, non si può trovare un altro che fa la stessa cosa con dei formaggi? Ma questo intero film è tenuto in piedi dal cattivo Rancorix. Quanto è bello Rancorix! È un villain degno della Disney! Allora, mio vecchio compagno, cadiamo dagli alberi? Pensavi di essere un'albicocca? Lui ha le sue giuste motivazioni e dice:
Bello, bello che vuoi trovare un erede per la pozione magica, ma permettimi. Perché finora te la sei tenuta solo tu? Com'è che il resto della Gallia si è dovuto far sterminare e tu invece ti sei tenuta la tua bella pozioncina per il tuo villaggetto? Cos'è questo favoritismo, permettimi? Ah no, ma una volta l'abbiamo prestata anche ai nostri amici oltreoceano. Sì, va bene. E i vostri vicini di casa, le vostre famiglie, tutti quelli che non erano nel vostro villaggetto, perché nessuno ha accesso a quella pozione? Oh sì, potrebbe cadere in mani sbagliate, cazzate! E quindi lui... Non solo è un villain spaventosissimo che riuscirà a fare delle cose incredibili e a danneggiare davvero il villaggio, ma il film mantiene tutte le gag e la genialità del film precedente. Sono un po' meno entusiasta del finale, secondo me il finale è un po' debole rispetto a tutto quello che è stato costruito nel film, ma è perdonato perché il film comunque è praticamente perfetto, cioè con due accorgimenti sarebbe stato perfetto. E ora che ne sarà di Asterix? Allora, Netflix al momento sta realizzando una serie su il combattimento dei capi e nel frattempo è uscita una serie che è stata terribile, ambientata a Lutezia, ovvero Parigi, che in realtà sarebbe proprio l'île de la Cité di Parigi nello specifico, vabbè, chiamato I Defix e gli Irriducibili, che non ha niente di Asterix se non lo stile grafico. Ma io ora voglio la vostra classifica dei film di Asterix, quantomeno di quelli che avete visto. Qual è il migliore, qual è il peggiore? E ricordati di iscriverti al canale, perché altrimenti non potrò continuare a raccontare le storie dietro i film della tua infanzia, come per esempio Asterix.